Dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, perché i tamponi rapidi, quando si parla di screening di massa, non vengono eseguiti sui bambini al di sotto dei 6 anni, che in realtà possono essere tamponati con il molecolare? Motivazioni tecniche non ve ne sono, perché il tampone è lo stesso, stesse dimensioni, tampone floccato, quello che tra l'altro di cui siamo forniti ed è fornita pure la protezione civile, cioè quella che gira da sempre, diciamo, in Italia quando è cominciata la pandemia. Potrei pensare a una problematica di gestione del paziente, perché i bambini molto piccoli ovviamente difficilmente riescono a mantenere una postura adeguata al tamponamento e quindi, essendo poi il tampone cosiddetto rapido, che poi è un tampone antigenico rapido, con una minore sensibilità rispetto al tampone molecolare, probabilmente se non si è sicuri di essere arrivati al rinofaringe, ovviamente la sensibilità si riduce ulteriormente. Potrebbe essere questa sostanzialmente la causa, perché dal punto di vista tecnico assolutamente è la stessa cosa. Se effettuare un tampone a un ultranovantenne o a un neonato è la stessa cosa. A proposito di tamponi, assistiamo a questi screening di massa che sono sicuramente efficaci per far emergere tutto ciò che c'è di sommerso nella sintomatologia del Covid-19. Però ha ribadito che ricevere un esito negativo di questo tampone rapido poi non significa tana libera tutti, insomma. Comunque vanno seguite le giuste accortezze di sempre. Questa è una giusta osservazione, mascherina, lavaggio mani, distanziamento sociale. Se ci aiutiamo tutti quanti, la guerra la vinciamo. Ma cos'è che ha fatto precipitare la situazione? Io penso che la causa principale sia stata appunto la circolazione della variante inglese. E ormai ci siamo attestati qui nel Pescarese un 60-70% di prevalenza di questa variante rispetto agli altri ceppi. Pare abbia una potenzialità di infettività maggiore rispetto al virus, diciamo così, convenzionale. E le altre cause, purtroppo, il fatto che molti durante il periodo natalizio si sono riuniti nelle case a festeggiare. Abbiamo visto pure ragazzi, soprattutto, andare in giro nei fine settimana senza maschera, però la gente muore e si ammala, quindi bisogna essere tutti più seri nell'atteggiamento. Ma secondo lei quando è che torneremo a vedere le stelle, per usare una citazione ben nota? Sappiamo che con l'estate, con il caldo, ci sarà meno circolazione del virus e anche un minor numero di casi sintomatici e gravi. Aspettiamo ancora fine maggio e poi forse cominciamo a tirare un sospiro di sollievo, però quest'anno, nei mesi caldi, dovremmo comportarci bene, perché sennò poi ci ritroveremo con gli stessi problemi in ottobre. Certamente adesso c'è il vaccino, però è pur vero che il numero di vaccinati in tutta Italia è purtroppo ancora esiguo.